Finisce 1-1 a Recchioni tra Fermana e Aquila Montevarchi con Manuel Giandonato, sesto centro stagionale. Manuel, un gol che sembrava dare il là a una partita in controllo, poi la reazione del Montevarchi, una prestazione comunque positiva, poi chiaramente in certe partite, quando magari non si può vincerle, è importante non perderle, penso che il punto alla fine sia soddisfacente. Ma sì, assolutamente, è stata una partita combattuta, sicuramente è stata incanalata un po' di più sui loro binari, sulle loro caratteristiche. Noi non siamo stati bravi oggi nel riuscire, non siamo riusciti più che non siamo stati bravi nel portare la partita sui nostri binari, sul gioco palla a terra, perché comunque non era semplice contro una squadra come loro. Loro hanno trovato questo gol fortuito che gli ha un po' cambiato l'inerzia della gara, però io mi ritengo soddisfatto perché comunque continuiamo con questa striscia di risultati positivi, abbiamo aggiunto un mattoncino in più per il nostro obiettivo e bisogna continuare così. Gara che arriva prima di un vero e proprio tour de force, due trasferte consecutive in 4 giorni, una settimana praticamente lontani da casa. Quanto sarà importante in queste due gare esterne con Olbia e Virtus Entella rimanere sul pezzo e portare via più punti possibili? Sicuramente è una settimana importantissima per il proseguo del nostro campionato. Noi dobbiamo continuare a portare in campo quelle che sono le nostre caratteristiche senza tralasciare l'aspetto agonistico, che oggi siamo stati bravi a metterlo in campo e a battagliare contro una squadra comunque affamata di punti. Noi dobbiamo essere altrimenti, e dobbiamo essere così, altrimenti pecchiamo di qualsiasi cosa, sotto qualsiasi punto di vista la ghigna è la prima cosa che dobbiamo avere. E sicuramente affronteremo due partite difficili, molto ostiche, la prima ad Olbia e la seconda ad Entella, ma andremo col coltello tra i denti.